partita come tutte le altre? No. È sentita di più sicuramente. C'è più movimento, penso, no? Basta vedere qualche striscione in giro per la città di Gubbio. Quando mai l'avevamo visti? All'andata. E mo li rivediamo al ritorno. C'è più movimento, ci sarà più entusiasmo, ci sarà più partecipazione, si spera. Ma questa è un'ambientazione esterna, ma in campo, come si gioca l'idea? Come tutte le partite di calcio. Che poi che fanno i derby? Non lo so. Io penso che le partite vanno giocate, vanno sapute interpretare. È una partita importante, dobbiamo fare quello che sappiamo fare, farlo bene e sperare di fare un bel risultato. Tutto qui. Che cosa si dice in queste le solite cose tutte le settimane, ma onestamente non ne abbiamo nemmeno parlato, perché penso parlare di una partita del genere penso sia una cosa superficiale, perciò no, capito? Penso che ci sia anche il modo di lasciar perdere un pochino, no? Tanto penso che dove vanno e girano qualcuno glielo dice, mi raccomando, domenica, perciò. Penso. È anche quello spirito che dicevi prima di Cesena, la spensieratezza, attenzione, la concentrazione, la cattiveria, sì, ma la spensieratezza. Ma noi dobbiamo fare una grande partita per noi stessi, no? Veniamo da una sconfitta, sì, abbiamo giocato bene, ma veniamo da una sconfitta. Io penso che giri le palle a tutti, almeno anche se non lo facciamo vedere, anche se non diciamo tante cose, però penso che perdere fa girare un po' le scatole. Abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere, che ne dicano qualcheduno, perché la partita è stata molto equilibrata. Rivedendo il rigore, roba vergognosa il fatto che addirittura gli ha dato punizione contro. La prossima volta ce lo dice e non giochiamo nemmeno. Cioè, qual è il problema? Che poi tutto venga sempre messo a tacere perché ci chiamiamo Gubbio e non in un'altra maniera. E non va mica bene. Perché viene sempre messo a tacere tutto dalle televisioni che c'erano. Vabbè, te no, ho capito, te fai un'altra cosa, che discorsi. Ma non è che ti pigliano, ad esempio, sei locale, giusto? Sei una TV locale. È normale che te lo fai rivedere mille volte e dici come cacchio si fa a non vedere un rigore grande come la casa. Ma io torno a ripeterlo, poi lo possiamo pure sbagliare, perché noi quest'anno li stiamo anche sbagliando, perciò non è quello il problema. Però la maniera in quella maniera è brutto, dai, è brutto, perché sei dentro la partita, ti stai facendo di tutto e di più per poterla portare a casa e vieni penalizzato così. Quando benissimo l'hanno visto, perché io c'ero accanto a una persona che mi ha detto questo è rigore grande come una casa e non voglio metterlo in difficoltà. Però finisce qui, dai, andiamo avanti, guardiamo avanti, però vorremmo solo il nostro anche noi, anche se ci chiamiamo Gubbio. E magari al VAR, quando ci sarà al VAR. Sì, lo sai in dove. Punto. Si spera che l'arbitro di domenica sera sia l'arbitro. No, ma io non ho parlato così per l'arbitro di domenica o quello che. No, ho detto una cosa passata, perché fa girare le scatole perdere le partite così. Gli abbiamo dato modo a loro, abbiamo fatto noi degli errori, prendiamoci chiaro, loro ci sono sempre ripartiti sugli errori nostri, non è che hanno costruito qualcosa di loro. Rubavano palla, ci ripartivano, ci trovavano alti e ci fregavano, perché hanno la qualità per poterti fregare. Loro giocano così. Quando all'andata ti ho detto che loro gli cambia la mazza, che giocano un 10 e un 11, è l'unica squadra di questo girone che non gliene frega niente. Perché tanto si chiudono, ce l'hanno due veloci davanti che fanno la differenza e ti vengono fuori. Cambia niente. Perciò quella di domenica sarà un'altra partita. Speriamo di avere solo il nostro e di fare una grande partita. A me del resto non mi interessa, onestamente. Come si fa a avere a disposizione che c'è uno squalificato e un infortunato, che sai benissimo anche te? Grandi squalificati,
Ho capito, lo squalificato è Chierico, l'infortunato è Spina. Questi si sapevano, dico, gli altri come sta? Aspetta, non lo so. Mercadante deve recuperare, non c'è, cioè, recuperare, recuperabile. Mercadante sta allenando il gruppo dall'inizio della settimana, ha recuperato. Poi vediamo se si fa giocare o meno. Quello è un altro discorso. Vediamo come sta, vediamo come. Vediamo un sacco di cose. Mister, un gioco già molto diverso rispetto a quello affrontato all'andata per tanti motivi. Che partita si aspetta domani anche dal punto di vista tattico, dell'atteggiamento in campo? Ma io penso che loro stiano giocando sempre 3-5-2. Con Mezzoni che spinge tantissimo da braccetto di destra, con Pazzi che si apre, con Iannoni che si inserisce. Ma è una squadra forte, non è che la scopro io il Perugia. Una squadra forte, sta facendo il loro percorso, hanno inserito anche tanti giovani dentro a questo percorso, per carità di Dio. Se hanno più punti di noi vuol dire che sono in questo momento più bravi di noi. Ma noi non avevamo le aspirazioni che avevano loro di dover vincere un campionato. Noi stiamo facendo il nostro percorso, penso che sia un percorso più che buono, siamo quinti in classifica come l'anno scorso, di più. Noi sappiamo essere anche realisti. Poi è chiaro che abbiamo anche noi delle ambizioni, è chiaro che se siamo tutti possiamo divertirci, è chiaro che possiamo rompere le scatole a tutti, siamo una squadra che fa anche un discreto calcio, perciò non dobbiamo essere anche felici di quello che stiamo facendo. Però vogliamo anche al tempo stesso provare a regalare una soddisfazione a questa città che ci ospita. Questo è poco ma sicuro e faremo di tutto per poterlo fare. Poi, se non ci riusciamo, dobbiamo avere la coscienza no a posto, di più. Questo che sia ben chiaro. Silenzio. Nelle dichiarazioni di Mimmo Toscano alla fine della partita di Cesena, la domanda è, c'è tutto il Gubbio? Lui ha detto, il Gubbio è una squadraccia, in senso positivo, perché se l'attacchi ti infila, se ti difendi, palleggia. E è tutto qui il Gubbio o nel progetto? E che volevi che ti diceva? Più di così. Da te quello che si è tutto qui. Ma io penso che abbia detto delle cose importanti, no? Perciò lo ringraziamo. Dopo un 2-0 lo ringraziamo pure io, se abbiamo vinto io. Io dico che lui ha visto un certo tipo di Gubbio. Giocare contro di loro e andare uomo con uomo ci si rimetteva sicuramente. Adesso vediamo che partita facciamo contro il Perugia. Noi non siamo lì, cambiamo spesso, sai, lo sapete voi tutti, non è che stiamo, vediamo se è il caso o meno. Ma il tipo di lettura ti richiede una strategia diversa, il tipo di lettura di questa partita? Io non è che non ho molto l'abitudine di andare a vedere quello che fanno gli altri. Sì, lo guardo, mi interessa. Poi però se vedi troppo gli altri dimentichi quello che fai te e non va bene. Noi facciamo quello che sappiamo fare e vediamo quello che viene fuori. Io penso che sia una partita molto aperta. Ci sta che le buschiamo come ne buscano loro, a mio modesto parere. Però vediamo, loro sentiranno molto la pressione come la sentiamo noi, perché è inutile ci giriamo intorno, non è una partita normale. Non è una partita normale, ma non è, ma perché, no, non è, io non ti ho detto di sì, assolutamente no, io ti ho detto che non è una partita come le altre. Ci sarà anche tanto pubblico, finalmente. Speriamo, ti devo dire, però... Speriamo perché è bello giocare con la gente, l'abbiamo... Ci sei abituato quando eri al sud? No, al sud, io sono sempre stato al sud, saldavo una volta Alessandria, c'era sempre 3 o 4 mila persone perché si era in testa finché poi non abbiamo buttato via. Qui purtroppo, anche se facciamo discretamente bene, non so le aspettative, però io penso che nei 2 anni abbiamo fatto anche delle gare buone e belle, anche da vedersi, però poi non è che poi andrà a prendere la gente a casa. Si vede che fra la squadra calcio Gubbio e la città c'è un certo distaccamento. Che si sta per partita, poi ti ha più arrabbiato per i gol presi, per qualche ingenuità o magari per qualche errore sotto porta che c'è stato? Ma soprattutto per i gol presi.
perché sono gratuiti, non c'era pressione su chi indirizzava la palla, perciò la potevamo gestire in un'altra maniera, e prendere quei due gol lì ha dato fastidio, no? Anche se poi ci si poteva difendere in un'altra maniera ancora, perché in alcune situazioni erano tre loro e tre noi, se si distribuiva meglio il campo forse facevano più fatica a cacciare in porta. Però adesso è inutile parlare del passato, bisogna guardare avanti e vedere di sistemare. Una volta tu dicesti che se non sbagli mai non si sbaglia. Ma chi è che non sbaglia? Chi non fa il cacchio? Purtroppo anche quando fai le cose sbaglia. Certo.